Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Around the Table. Era un bel po' che non ci vedevamo. Il motivo di questa mia assenza è duplice. In prima istanza perché non sono riuscito ad acquistare dei giochi che fossero abbastanza interessanti da aprire con voi. E in seconda istanza perché ho rotto il tablet con cui riprendevi i filmati. Quindi ho dovuto cambiare e prendere una vera e propria fotocamera. Spero che questo cambio di strumentazione possa aumentare la qualità dei video. Oggi siamo qui perché gli amici di Inchiostro e Tempera mi hanno dato due enormi pacchi pieni di giochi che ho deciso di aprire con voi. Questo. Ma anche e soprattutto questo. Quindi sediamoci attorno al tavolo e vediamo cosa c'è nella scatola. Quindi cominciamo con questa prima scatola, che contiene una caterva, ma veramente una caterva di dadi. Che dadi sono? Probabilmente alcuni di voi già hanno riconosciuto il logo su questa su questi porta sacchetti, questi portadadi, questi sacchetti portadadi, e sono esattamente di Dragon Dice. Personalmente non ho mai giocato a questo gioco, ma ne ho sentito parlare. Ogni armata ha, ogni giocatore ha la sua armata di draghi, le sue capacità. Molto bello, anche il rumore che fanno questi dadi sono molto fighi, anche perché sono effettivamente enormi. Questo è quello che conteneva il primo scatolone. Nella seconda scatola ci sono altri dadi sempre di Dragon Dice. Inoltre abbiamo anche gli schermi. Da questa parte ci sono le varie descrizioni dei dadi, mentre quello che andrà verso il vostro avversario è un'immagine abbastanza figa di combattimento. Non è il tutto per quanto riguarda Dungeon Dice, perché abbiamo anche questi panni che probabilmente servivano a uso tipo playmat. C'è di quick reference per giocare. Non le apro perché non mi sembra proprio il caso. 2 set, così. Inoltre è un libro in inglese molto vecchio, onestamente era in lire, addirittura 38.000 lire, e in dollari sarebbero $18.95 e $25.95 in dollari canadesi. Questo è il manuale. Inoltre in questo scatolone ho trovato anche un gioco in italiano, questo probabilmente si potrà anche farlo, Once Upon a Time, che è un gioco di narrazione. Questa è la seconda edizione in italiano, sa 25.000 lire all'epoca, forse no, 32.000 lire all'epoca. Molti amici ci hanno giocato e probabilmente questa sarà un'occasione per rimediare al non averci mai giocato. Ci sono delle carte che rappresentano, non so, ecco, sto facendo un casino, rappresentano degli spunti di una trama che noi dovremmo andare a ricercare, di formare. Ora ecco, dopo li rimetterò a posto. Questo manuale, in quest'altra scatola, dicevamo, ci sono dei manuali, e uno dei primi che ho trovato è quello dedicato a Star Trek
The Next Generation, Customizable Card Game. Io onestamente tutti questi giochi di carte degli anni 90 lo trovavo abbastanza fastidiosi, non mi sono mai piaciuti particolarmente, poi magari era un problema mio. Ne ho comprati vari, ma li ho sempre trovati una scusa per usare un franchise anche in maniera abbastanza poco intelligente. Tra i vari manuali che ho trovato ce ne sono ben due dedicati a Magic the Gathering. Questa è della, per la quarta edizione. E poi c'è anche questo più piccolino. Onestamente non so di quale edizione Magic sia, però era un bel colpo al cuore per chi da ragazzo. Io ho giocato un sacco di tempo a Magic, probabilmente fino alla quarta edizione, anche se non ricordo perfettamente bene quale edizione giocassi, però no, quella dell'era glaciale sono resistito tanto. Infatti anche questi sono dei piccoli colpi al cuore, perché sono praticamente quei segnalini che si usavano per giocare a Magic, credo, a meno che non siano quelli degli acquari. E onestamente, poiché avevo un amico il cui padre era appassionato di acquari, io usavo le pietruzze trasparenti degli acquari del padre, li rubavamo e li giocavamo, usavamo quelli per giocare. Ci sono anche altri token, questi che sono or caduti. Onestamente non so a quale gioco appartengano, se voi lo sapete informatemi. Giuro, recupererò tutto, anche questi altri token che non apro per non fare la stessa fine di qui sopra, che credo siano di un gioco di immagino X-Files, ma non ne sono sicurissimo. Continuiamo nella carrellata di libri e manuali. C'è questo manuale per giocare a Mythos. Prima di Arkham Horror Living Card Game c'era Mythos, il gioco di carte dedicato al mondo di Cthulhu, The Art of Playing Mythos. E questo Demoni, che forse è l'unica cosa in italiano, parte seconda, di cui non so nulla, però se voi sapete magari scrivetemi un commento, io leggo volentieri, apprendo roba nuova. Ed ora passiamo al pezzo forte di queste scatole, con un piccolo spoiler. Mastering Middle-Earth, una guida strategica per Middle-Earth The Wizards. Questo è un gioco di carte head-to-head per due giocatori, ambientato ovviamente nella Terra di Mezzo, nel mondo del Signore degli Anelli. In questo gioco noi dovremmo scontrarci e scegliere da che parte stare, se essere Gandalf o Saruman. Il gioco in questione è questo. Questo è un gioco di carte per due persone, come dicevamo, e questo è lo starter set. In questo set troviamo delle miniature. Cominciamo a vedere le miniature. Le carte ve le risparmio perché sono 60 carte. Allora, queste miniature, che ad occhio e croce dovrebbero rappresentare, secondo me, è Frodo. Quella bianca forse è più facile da vedere. Frodo. Questi dadi, estremamente belli, grossi proprio. Questo è quello probabilmente di Saruman. E questo è del nostro amatissimo Gandalf. Però vabbè, qui ci sono questi due gettoncini che onestamente non immagino che possano servire, ma vediamo. Il cuore del gioco sono questi mazzi di carte. Sono nel set base, ce ne sono 60, ma essendo un gioco di carte ovviamente ce ne saranno tantissime. Veramente una piccola grande chicca questo gioco. Vabbè, come in ogni gioco, pubblicità. E poi questi manuali. Purtroppo in questo caso il gioco è leggermente
rovinato perché probabilmente il possessore ha tentato di dipingere, infatti c'è questa macchia di vernice per modellini, vari, allora, questo è una guida per come sistemare le proprie carte e poi i veri e propri regole, mastering, le vere e proprie regolamenti. Sono anche questi playmat. Questo è quello di Gandalf, dove si può mettere, dove si capisce effettivamente come sistemare le carte. Quello comune che immagino vada messo al centro del tavolo per permettere a tutti di giocare è quello di Saruman, bello grande. Come in ogni altro gioco del Signore degli Anelli, c'è la mappa della Terra di mezzo. Il possessore di questa scatola era un appassionato di questo gioco, infatti, oltre al questi gioco, aveva anche acquistato dei manuali aggiuntivi. Senza rovinare niente, abbiamo il Wizard Companion. Il Wizard Players Guide, il Dragons Player Guide, questo è molto bello, l'illustrazione è fantastica, sinceramente lo trovo molto molto bello. I Dark Minion, ovviamente per Saruman. Casual Companion e Lindless Hay Companion. Questi manuali sono ovviamente tutti in inglese. Onestamente sono davvero un pezzo storico, davvero dei pezzi belli storici per quanto mi riguarda. Al gioco non ho mai giocato, ma sinceramente sembra tutto molto interessante. Detto questo, e avendo aperto tutto, vi saluto. E ci vediamo, spero presto, con un altro unboxing, magari con qualche materiale di giochi nuovi. Detto questo, ci vediamo sempre qui, sempre a Round Table. Ciao a tutti!